Il segmento dei monovolumi è sicuramente uno tra i più agguerriti. Ford è riuscita infatti a distinguersi tra i competitors aggiudicandosi un'ampia fetta di mercato. Andiamo a vedere e ad approfondire l'argomento nel prossimo contributo. Vetture per famiglia? Questo è compito di Ford. Sebbene con la Muscle Car Mustang e con le sportivissime Fiesta e Focus RS, la casa statunitense faccia sognare gli automobilisti più giovani e ribelli, nel vecchio continente il marchio dell'ovale blu è apprezzato soprattutto per il comfort e l'affidabilità dei suoi veicoli. Da questo punto di vista, la gamma Ford Max risponde a qualsiasi tipo di esigenza. Dalla compatta B-Max, monovolume per mamme indaffarate nella gestione casa-figli-lavoro, alla più versatile C-Max, 5 posti comodi e un bagagliaio capiente. E se la famiglia si allarga, allora la risposta giusta è Ford S-Max, multispazio, particolarmente adatta ai lunghi spostamenti e in grado di trasportare sino a 7 passeggeri. Lanciata nel 2015, la nuova generazione di S-Max racchiude in sé tutte le innovazioni che il marchio statunitense ha sviluppato negli ultimi anni, con ben 16 nuove tecnologie che migliorano la sicurezza e riducono lo stress alla guida. Tra questi il nuovo sterzo adattivo che varia a seconda delle condizioni di guida e i sedili Easy Fold ripiegabili semplicemente premendo un pulsante. Sì, perché se esteticamente la nuova Ford S-Max si presenta elegante e sportiva, è soprattutto all'interno, nello spazio e nel comfort a bordo, che gioca le sue carte migliori. I sedili anteriori sono riscaldabili e rinfrescabili con funzione di massaggio adattivo, mentre le sedute posteriori sono leggermente rialzate per un'esperienza di viaggio in tutto relax. Con S-Max, Ford va incontro alle necessità di tutti i membri della famiglia, anche dei figli adolescenti, che grazie al sistema di connettività Sync 2 possono ascoltare dallo stereo dell'auto la musica caricata sul proprio smartphone. Al contempo, la possibilità di aprire il portellone del bagagliaio con un semplice movimento del piede sotto al paraurti facilita la vita dei genitori nel carico e scarico di bagagli e borse della spesa. Sotto il cofano sono disponibili motori diesel e benzina, tra cui l'EcoBoost 1005 da 160 cavalli e l'EcoBoost 2000 da 240 cavalli con cambio automatico, brillanti ed efficienti. Il listino prezzi parte da 29.700 euro.